qui di nuovo nel bosco intorno a casa, quello che avete visto nel primissimo video, proprio per intenderci, quello in cui il capriolo mi sbuca pochi metri mentre bevevo il caffè. È pomeriggio e stamattina ho avuto un po' da fare, ho modificato un po' la copertura della lente, ho fatto un po' di migliorie. Sony purtroppo adotta questa colorazione bianca per alcuni tipi di ottiche, quindi rende quindi un po' difficile la mimetizzazione, però vabbè, con questo sistema fatto in casa e che dovrebbe essere un po' meglio rispetto a prima, ecco. Come è un sistema che ho adattato io usando del semplicissimo neoprene e della colla a caldo. Siamo proprio sotto casa mia, infatti a pochi metri, neanche 100 metri linea d'aria, e questa zona qui è stata ripulita da poco da qualcuno. Voglio sentire se ha un padrone, se il proprietario di questa terra, se posso piazzare un capanno o qualcosa per lasciarlo qui tutta l'estate, l'inverno, insomma. Non so se mi danno il via libera. Quello che voglio fare oggi è una passeggiatina, un giretto qua intorno verso il tramonto, quindi magari vedere qualche capriolo. In questi giorni, passando in macchina, ne ho visti veramente tanti nelle radure, nei prati. Andando verso l'imbrunire, verso le ultime ore del giorno, se ne vedono davvero tanti. Non so se riuscirò a essere un po' occulto, ma ci sono queste foglie su questa terra che danno veramente fastidio. Via, allora niente, mi immergo dentro al bosco e vediamo un po'. In piena primavera, adesso che ci penso mi sa che anche il primo, sì, era anche il primo video, era esattamente in questo periodo dell'anno. Non vengo qui solo in primavera, in realtà qua praticamente ci vivo, sono sempre, ogni volta che ho la possibilità, che ho un pomeriggio libero, una mattinata, qualche ora libera, prendo e vengo qui. Estremamente rumoroso, camminare qui senza fare rumore è davvero difficile. Mi sono ricordato di non aver fatto una cosa. Allora, ogni volta che esco a fare foto e mi trovo nell'ambiente dove presumo di fare foto, setto la macchina fotografica in modo tale da avere uno scatto correttamente esposto, quindi non mosso, quindi una velocità di scatto adeguata per fare uno scatto a mano libera, e me lo vado a salvare nella modalità programmabile della macchina fotografica, in modo tale da avere sempre la macchina fotografica pronta all'evenienza, qui se all'improvviso, mentre cammino, mentre magari sto registrando, parlando, facendo altre cose, non ho il tempo di impostare la macchina, subito basta che accendo, tac, e scatto, e ho più o meno la macchina correttamente esposta con l'ambiente nell'ambiente in cui mi trovo. Per esempio, in questo caso facciamo una prova: accendo la macchina,
vedo già che è buio. Ho una macchina impostata in maniera totalmente sbagliata, quindi vado ad abbassare più o meno la velocità di scatto, io lo tengo sempre su almeno un 4 centesimo più o meno. Vado all'apertura e la massima, alzo ISO più o meno, ecco. In questo caso l'impostazione più o meno corretta è non so se vedete, sarà un ISO 2000 e tengo sempre la velocità di scatto più o meno per fare una foto non mossa, più o meno a mano libera, un 4 centesimo almeno, perché poi dipende dalla situazione, se riesco magari mi appoggio da qualche parte, però. E quindi ecco, non l'avevo ancora fatto, molto male. Niente, devo cambiare programma perché camminare così in mezzo al bosco è proprio controproducente al massimo. Faccio troppo rumore, gli animali sentono a me, io non sento assolutamente niente, quindi mentre cammino e al minimo spostamento che faccio genero troppo rumore, quindi cerco una radura, qualcosa, un prato, qualcosa di un po' più aperto dove magari non ci sono tutte queste foglie secche e rami. Ecco, questo già è un bellissimo posto. Questa radura aperta qui. Purtroppo sono vicino, proprio di fronte a una casa, al giardino di una casa, quindi qua è meglio evitare. Non so se sia abitata o meno, ma è meglio evitare magari. Oh, che bello però. Spingo un po' più giù, ce ne dovrebbe essere un'altra di area aperta.
sto vedendo caprioli che si trovano su quella radura giù in fondo con lo zoom. Sono lontanissimi, ovviamente non è fotografabile la cosa, ma è bello che vederli a questa distanza che fanno tutte le loro cose indisturbati. Eccolo, ancora c'è. Senza farlo fuggire. Ci sono due caprioli qui davanti proprio. Civetta, ursiolo, tutto è assurdo, ho provato a fare qualche foto, qualche video, non so se si vedrà qualcosa, adesso provo ad allontanarmi, Mi sono allontanato e ho fatto un pezzetto di dentro al bosco e è stato davvero assurdo, non me ne ero proprio accorto e c'avevo due caprioli, un maschio e una femmina, proprio davanti a me a 50 metri. Ero lì preso dal fagiano, stavo facendo foto, video a quel fagiano e come riprendo a camminare mi accorgo che in fondo a quel prato c'erano due caprioli. Davvero bellissimo, bellissimo. Più che altro è stata una giornata un po' così. Non è sempre garantito vedere qualcosa, anzi, 9 volte su 10 non si vede assolutamente niente.
E invece davvero questo regalo finale mi ha svoltato la giornata. Niente, adesso sono più o meno a un'oretta da casa, tornerò proprio con il buio più completo, infatti mi metto in marcia perché davvero è tardissimo, saranno le 9:15 probabilmente. Io mi incammino in questa sera che sembra più estate sinceramente che primavera. Si sta davvero benissimo, ci sono gli asfioli che cantano, le civette, davvero un'atmosfera bellissima.